Ma guarda, io credo che uno degli errori di questo paese sia proprio quello di un tema che è la memoria storica di questo paese. Non è un momento di ricerca libera, ma è una ricerca che si basa ancora una volta sulle contrapposizioni. Ognuno racconta la storia partendo dalla dimensione dell'altro, cioè semplicemente per dire, adesso faccio un esempio, cioè per dire io ho reagito alla tua violenza e ho risposto con le stesse identiche armi. C'è un uso politico di questa memoria che non tende a scavare invece sulle ragioni di fondo, sul perché, eccetera, eccetera. In questo quadro c'è anche la storia di Calabresi. C'è la storia di Calabresi, ma non soltanto la sua, c'è la storia anche di Aldo Moro. Io in un'audizione al Senato, quando si trattava di discutere la scelta della giornata della memoria e delle vittime delle strade del terrorismo, avevo sostenuto, credo che abbiamo sbagliato forse anche tattica, ho sostenuto che la data vera doveva essere il 12 di dicembre, perché tutto nasce da lì. E dicevo che era fondamentale questo. E siccome si prospettava invece la data del 9 maggio, che poi verrà, chiaro che non possiamo dimenticare questi fatti. È chiaro che per avere una visione complessiva di questi comportamenti occorre avere un quadro di insieme molto più preciso. Se noi ci limitiamo a un fatto, a un episodio, a una particolarità, resteremo certamente ancorati alla veridicità di quel momento, ma non ne comprenderemo tutta la sua complessità. Io non so se sia vero che Calabresi stesse anche nello stesso tempo indagando sul traffico d'armi, non lo so, sinceramente non lo so. Certamente so che lui ha prestato in quel momento delle coperture. L'ha fatto perché era funzionario? L'ha fatto perché questo era il suo sentirsi uomo dello Stato e che in quel momento doveva coprire? L'ha fatto per altre ragioni? Non lo so. Resta il fatto che è stato compiuto questo gesto. Però io credo che per comprendere dobbiamo guardarlo nella sua completezza. Che non significa né assoluzione, ma significa semplicemente, o condanna, ma significa semplicemente saperlo cogliere in tutta la sua storia. Ecco, credo che dovremmo impararlo come metodo, in sostanza, non soffermarci semplicemente alla giusta anche recriminazione di un momento specifico, ma collocare quelle storie nella loro globalità, altrimenti non le comprendiamo e rischiamo di restare prigionieri di quello specifico momento che non ci chiarisce invece la complessità delle cose. Sul libro dell'incontro. Beh, il libro dell'incontro è un viaggio, un percorso fatto in modo anche molto diverso, per esempio, tra me e Agnese Moro, che ci porta a incontrare delle persone che hanno condotto la lotta armata. Per Agnese Moro è l'incontro del volto di colui, o di coloro anzi, che hanno partecipato all'azione di Via Fani, Adriano Faranda, Franco Bonisoli, Valerio Molucci, eccetera, eccetera. Per me invece è un'altra storia. Io non c'entravo nulla da quel punto di vista di con loro. Però perché mi interessava partecipare? Perché volevo rispondere al primo interrogativo che facevo all'inizio. Perché si è prodotto quella violenza e perché io non ne sono stato coinvolto? Quali sono state le mie scelte? Intendiamoci, io qui ho un punto di partenza che Benedetta conosce bene. Il giorno stesso dei funerali c'è un'immagine del filmato di Agosti in cui io continuavo a picchiarmi un pugno in testa e continuavo a chiedermi e a pensare all'assurdità di tutto quanto mi stava accadendo. Cioè non riuscivo a comprenderlo, cioè non comprendere le ragioni, sapevo benissimo quello che aveva provocato su me stesso, ovviamente.
ma non ne riuscivo a capire l'assurdità di quel gesto. In fondo, per dirla così, un po' sentimentalmente, noi eravamo in piazza per difendere il diritto alla libertà di tutti ed altri hanno invece agito per impedire che questo si potesse portare avanti. E però è la stessa cosa che mi sento, che mi ritorna anzi, il primo giorno del processo. Quando entrano gli imputati, la stragrande maggioranza di loro, ad esclusione di Ermanno Buzzi, che poi nel passaggio tra la chiusura del processo di primo grado e l'appello verrà assassinato da tutti e con coltelli nel carcere di Novara, che era il più vecchio, gli altri erano tutti sostanzialmente dei ragazzi che tra i 17 e i 20 anni. E allora mi ricordo che la prima domanda che io mi sono fatto è stata: ma come hanno potuto questi ragazzini compiere il gesto che hanno potuto fare? E se sono stati loro, che cosa li ha spinti, li ha portati ad agire in quel modo, a compiere cioè quei gesti? Perché vedete, c'è per certi aspetti una diversità, è più facile compiere per certi aspetti una strage piuttosto che uccidere una persona, magari prima guardandola negli occhi oppure chiamandola per nome e poi sparandogli addosso. Ci vuole per certi aspetti una maggior freddezza e forse anche una più, come dire, profonda motivazione rispetto a chi in fondo mette in maniera anonima una bomba in un cestino e ha tutto il tempo di scappare, eccetera, eccetera, di dileguarsi e di non vedere gli effetti che quella bomba ha prodotto. Quindi io mi chiedevo per che cosa erano questi ragazzi, perché come hanno potuto arrivare a compiere, e quindi chi? E lì ho compreso una cosa, per esempio, lo voglio dire magari anche in un modo un po' provocatore, che se noi vogliamo risalire alla catena che conduce a questi avvenimenti, cioè risalire al comando di questa catena, che non è mai una persona, ma è un insieme di fatti, bene, io credo che dobbiamo per un momento mettere da parte i punti più deboli di questa catena, che sono da un lato magari il colpevole che ci viene dato o che troviamo e che magari ha le sue le precise responsabilità, e le vittime, che in una certa misura sono gli anelli più deboli di questa catena, perché ne sono semplicemente l'espressione finale, mentre noi abbiamo bisogno di cogliere ciò che e perché ha prodotto quel fatto, per quale ragione, come si è sviluppato, eccetera, eccetera. Noi ne siamo la conseguenza, ma lì occorre capire quegli atti. E allora, non trovando risposte a quel livello lì, ho cercato di partecipare, quando mi è stato chiesto se ero disponibile, ci sono entrato con due curiosità fondamentali, due motivazioni fondamentali. La prima, memoria delle cose che dicevo prima, era quella di rendermi conto se avevamo a fare con dei mostri o delle persone. E questo era certamente per me un aspetto fondamentale, perché mi serviva di capire se il male è prodotto semplicemente da persone, come dire, tra virgolette, diverse, oppure se sono persone comuni, per usare un termine non mio, dell'Arend, no? Persone comuni, e capire che cosa li ha spinte a queste persone, ma che in quanto persone rimangono persone. Il secondo elemento era il fatto che queste persone appartenevo al mio stesso identico humus culturale, però lì dovevo cercare la risposta, perché loro sono andati dove sono andati e io no, e per me è diventato fondamentale questo aspetto. E però questo aspetto ha richiesto un'ulteriore verifica dentro me stesso, e la dovevo fare ascoltando le loro motivazioni. Non potevo cioè estraniarmi dalle loro parole per cercare di farle mie, nel senso di comprenderle, e attraverso quelle loro parole capire come io invece non ero arrivato in quelle condizioni. Però, per esempio, se da un lato dicevo, certo,
Io probabilmente ho trovato altre motivazioni, per esempio nel lavoro in fabbrica, perché per esempio quando nasceva un problema, quella contrapposizione che mi metteva nei confronti del democristiano, piuttosto che, la superavo dicendo: c'è questo fatto, andiamo insieme a discutere come lo si può affrontare, risolvere, eccetera, eccetera. Quindi è quel fatto che comunque alla fine nella quotidianità dovevi trovare i rapporti, stare insieme per affrontare le ingiustizie o quelle che ritenevi tali che si verificavano nel mondo della quotidianità. Io credo che e questo mi dava che cosa? Mi diceva sempre che esisteva una possibilità per affrontare quelle ingiustizie che si verificavano e che quindi c'era un'altra strada ed era quella che dovevamo privilegiare nel modo più totale e nel modo più assoluto. E però questo non mi è stato sufficiente. E allora ho sentito anche che rispetto a quegli anni e rispetto a quell'esplodere di quel tipo di violenza, mi riferisco in modo particolare alla violenza, non quella fascista, all'altra, ebbene forse anch'io avevo delle responsabilità. In che senso? Lo dico con una battuta. Nel senso che se io dicevo e gridavo nei cortei "Vasco Nero, il tuo posto è il cimitero", io usavo un lessico che inevitabilmente portava e riproduceva alla violenza. E gli altri usavano la stessa cosa e proprio perché usavano lo stesso linguaggio eravamo posti sul piano di parità da quel punto di vista, da quel punto di vista lì, le cose che diceva prima in un certo senso Benedetta in questo senso. Questo è stato per me la ragione in cui ho cercato di entrare e sono entrato in questo gruppo dell'incontro e credo che sia stato estremamente importante. Perché questo aspetto della giustizia cosiddetta riparativa si basa in primo luogo sulla necessità di ricostruire una relazione che passa attraverso le parole, che non annulla le memorie che ognuno di noi è stato, o i fatti che ognuno di noi ha prodotto, loro l'aver ucciso, io aver subito. Questi elementi alla fine rimangono e sono inconciliabili, non c'è niente da fare. Io potrò avere rispetto del loro senso di colpa che oggi hanno per ciò che hanno commesso, per averla messa totalmente in discussione la loro vita e in particolare peraltro l'incontro con questo avviene con persone che hanno passato 20-22 anni di galera e che potevano, come dire, ho pagato il debito con la società e non mi interessa più nulla, però anche loro sentivano questo bisogno di andare, di trovare in qualche cosa di diverso, un rapporto di tipo diverso, eccetera, eccetera. Questo è stato, a mio avviso, il senso del libro dell'incontro che rappresenta, io credo, un esempio che è possibile arrivare a delle forme di giustizia riparativa che siano diverso dal semplice elemento di sbattere in galera qualcuno, perché sbattere in galera qualcuno non ti restituisce ciò che hai perso e corri il rischio di restare, che tu stesso resti prigioniero di quella dimensione, perché nella misura in cui l'altro è in galera in un certo senso ti senti anche quasi protetto. Ecco, io mettevo in discussione anche questo elemento, per quello sono stato molto duro con la, e mi sono sentito profondamente ferito dalla decisione di Scandicci. Io non voglio qui criticare Alessandra Galli, ha tutto il diritto di aver detto quello che ha detto. Mi stupisco. Puoi precisare esattamente cosa è successo? Beh, perché non lo sa. Ah, scusate, Alessandra Galli. Allora, Scandicci che cos'è? È una scuola di formazione per magistrati. Noi veniamo invitati a questo corso di formazione sulla giustizia riparativa sarebbe durato 3 giorni. In una di queste giornate noi andavamo a rappresentare la nostra esperienza e non c'era soltanto, come hanno detto i mass media, Adriana Faranda e Franca Bonisoli, ma c'era il sottoscritto, Agnese Moro e Sabina Rossa. Diventava la rappresentazione di un'esperienza in un dibattito aperto dentro, ripeto, un corso di formazione di magistrati dove devono affrontare il tema della giustizia riparativa, non fosse altro perché ci viene imposto a livello europeo.
Quindi era un'esperienza che loro avrebbero potuto verificarsi, che non significava che l'avrebbero accettata, potevano criticarla, tutto quello. Cioè era un confronto aperto in cui ognuno di noi esponeva le ragioni per cui aveva accettato di fare questo tipo di incontro. Quindi quando Alessandra Galli critica questa decisione della scuola di formazione dei magistrati, perché ritiene che in un luogo istituzionale non ci debbano essere due ex della lotta armata, è rispettabilissima la sua critica, e la fa non tanto come magistrato quanto persona colpita. Io la rispetto profondamente, ho dei seri dubbi sulla validità delle motivazioni che hanno dato, per esempio, soggetti come magistrati importanti come Caselli e Spataro. Da loro questo personalmente non me l'aspettavo, e non me l'aspettavo proprio perché con la questione, con la scusa di dire ma questo è un luogo istituzionale, tu hai impedito e ancora una volta hai tolto il diritto di parola a qualcuno, li hai rinchiusi nel silenzio. E rinchiudere delle persone nel silenzio vuol dire rendere a loro l'impossibilità di poter parlare. Cioè, voglio dire, io non so se loro hanno raccontato tutto ciò che ha, che loro, non lo so. Certo è che questi sono gesti che impediscono a chiunque di potersi liberamente esprimere, perché uno dice ma chi me lo fa fare di ritornare sotto una voce quando sono trattato in questo modo? Non mi interessa più. Questo è un danno enorme, ma in realtà il danno è del secondo punto, è ancora più enorme in quanto questa decisione ha ancora una volta fatto passare all'interno del paese un messaggio che o la verità viene detta da costoro oppure non esiste verità, mentre la verità sui fatti anche del terrorismo di sinistra non si può pensare che venga solo ed esclusivamente ascoltando i loro racconti, perché sbaglieremmo profondamente. Prima parlavi della P2, sai cosa dice il libro di Vladimiro Satta e Paolo Mieli? Che la P2 è ora di smetterla con questa storia della P2, e che in fondo è vero che c'erano gente generali eccetera eccetera, ma anche il PC aveva dato l'indicazione, per esempio il generale Grasselli, se non ricordo male, è stato nominato generale eccetera eccetera, ed era su indicazione, anche lui era nella P2 eccetera eccetera. C'è questo svuotamento per cui la commissione Moro attuale dice o parlano loro o noi non avremo mai la verità. Questa è la falsificazione della storia. Ecco perché io mi sono sentito profondamente ferito dalla sospensione della scuola di Scandicci. Potrei dire anche che in parte ha avuto ragione anche Ferrarella quando dice beh, ma allora voi l'avete sospesa dando retta ad un familiare di vittima e gli altri non contano nulla, sono vittime di serie B. Ma questo lamento, questa motivazione mi interessa fino ad un certo punto. Non mi interessa particolarmente questa, mi interessa il fatto che si è proibito a dei magistrati che dovranno affrontare il tema della giustizia palliativa di rendersi conto di un'esperienza, di conoscerla, di criticarla e eventualmente di buttarla anche nel cestino se non la ritengono utile, ma avevano tutto il diritto di conoscerla. Non eravamo in un luogo istituzionale tipo l'incontro, eravamo in una scuola. Io, siccome considero la scuola l'unico luogo di questo paese ancora abbastanza libero, o dove in cui la responsabilità di un insegnante può essere proprio quella che ha la possibilità di far vedere la storia da tutti i punti di vista, anche la scuola di formazione dei magistrati l'ho concepita in questo tempo, e quando mi hanno invitato ad andare io ho detto immediatamente sì, perché mi interessava la formazione, il far capire le ragioni perché di una mia scelta e che cosa aveva prodotto in me questa scelta e il risultato di questo libro dell'incontro. Credo che sia stata, e forse non a caso, ancora una volta una scelta ben calcolata, perché ciò che occorre è quello di non poter parlare fino in fondo della memoria di quegli anni, di poterla ricostruire, ma di avere sempre qualche capo espiatorio.
A me sorprende che non l'abbia detto tu, però io entro in causa in questa cosa e io devo correggere alcune cose anche io rispetto agli attori che hanno portato a questa decisione, perché io ho scritto di questa polemica, l'articolo si trova nell'archivio di Repubblica Online, prima che la magistratura chiedesse di sospendere l'incontro, e premetto due cose. Io non sono entrata nel libro dell'incontro perché prima di tutto perché il percorso di giustizia riparativa richiede una volontà di incontrare. Io ho fatto mediazione penale in diretta, io sono stata in molte carceri, ho fatto un gruppo di mediazione penale in diretta anche con persone che avevano commesso reati di sangue al carcere di Padova. Nel mio primo libro io racconto l'incontro con uno dei due killer di mio padre che era dentro il gruppo, e a me era già molto evidente due cose. Primo, che quell'uomo, come già aveva visto mio nonno quando l'aveva incontrato in carcere, aveva bisogno di un grandissimo aiuto, ma era molto lontano dal punto in cui c'è bisogno della riparazione, del riconoscimento con la vittima. Io ho proprio cercato di descrivere cosa vuol dire quando c'è qualcuno, ormai un uomo di mezza età, che si sente fallito, che ti si aggrappa come se stesse affogando. E io ho descritto anche che per me era chiarissimo che avevo un problema paradossalmente opposto rispetto ai miei cari amici come Giorgio Bazzega, cioè non avevo un eccesso di rabbia, ma avevo un'assenza di rabbia. Per cui mi era molto chiaro che per biografie come la mia, e la mia impressione però era stata anche quella dell'ex terrorista che sarebbe stato coinvolto nel gruppo, fossero più fecondi altri percorsi. Aggiungo, prima perché ho parlato di questo contatto con le motivazioni degli altri, che io ho qualcosa come tre scaffali lunghi come la mia apertura delle braccia, di libri sul terrorismo di sinistra, in cui ci sono anche tutti i volumi dell'Istituto Cattaneo, di Manconi, eccetera, con le storie di vita dei terroristi, più tutti i libri che i terroristi hanno scritto, più molte interviste, più il fatto che aneddoti come quelli che ha raccontato Renato Sarti poco fa, io ne ho ricevuti moltissimi in forma strettamente riservata, perché dopo il mio primo libro io mi sono trovata ad essere una specie di confessionale del Grande Fratello, però privato. Adesso ho fatto una battuta perché in realtà è una cosa che mi ha turbato e mi ha anche commosso molto, di giovani che sono stati a tanto così, giovani o meno giovani. Per cui io avevo una galleria molto ampia di esperienze, motivazioni. Diciamo che io sentivo una grandissima esigenza di andare a approfondire altre cose, incontrare altre persone, studiare altre cose, perché su quello avevo proprio tanto materiale, per cui avevo delle idee molto chiare e non avevo nessun problema che lo facesse qualcun altro. Il libro dell'incontro è stato presentato con un'affluenza di folla tale che hanno dovuto fare due punti, no? Quando è stato presentato a Milano al Museo della Scienza. Dopo l'annullamento dell'incontro di Scandicci, qui a Milano, Agnese Mora e Franco Bonisoli hanno incontrato 1200 studenti per parlare dell'aspetto strettamente riparativo. Io mi ricordo che ho avuto un momento di profonda difficoltà quando mi è stato chiesto di, prima che fosse annullato l'incontro, di commentare quello che stava succedendo. E allora è stata data molta evidenza alle dichiarazioni di Alessandra Galli, perché era figlia di Guido Galli. Però, Mario, tu l'hai ricordato, le dichiarazioni più veementi venivano da due pesi massimi gerarchicamente della magistratura, come Spataro e Caselli. Per cui io premetto che io, prima di scrivere il commento, che poi dico in soldoni che cosa ho detto, e comunque lo trovate online, fa fede, ho sentito varie fonti, tra cui Armando Spataro, vivacemente contrario, e Valerio Nida, vivacemente pro, per avere un quadro. E scopro che in realtà i media danno spazio a Galli e Spataro, ma in realtà quando era uscita la notizia, era partita da un'avvocatessa che in quanto membro delle Camere Penali del Consiglio Nazionale Forense come magistrati afferisce a quella scuola di alta formazione. E prima abbiamo parlato delle memorie divise. Quello che è successo non è Alessandra Galli, per cui una vittima contro, volendo, tre vittime, per cui in minoranza. No, è stato un vaso di Pandora scoperchiato.
Io ho parlato con Spataro e ho sentito delle argomentazioni su cui l'ho indotto a riflettere. Per esempio, quando lui diceva questa cosa non deve essere fatta, l'ho detto, mi spieghi, dottor Spataro, da giornalista, non da figlia di vittima, ma se fossero stati un rapinatore o un assassino, uno stupratore, la sua vittima, perché la giustizia riparativa presuppone reo, vittima, entrambi consenzienti, e comunità. Lei sarebbe stato ugualmente contrario? E lui non sapeva rispondermi, mi ha detto mi mette in difficoltà. E io lì ho capito qual era il punto che a me, come nonna, in quel caso figlia di una vittima, ma come persona che studia ormai da tanti anni, gli anni 70, e vi ho appena detto le cose che sono coerenti con la posizione che vado ad esprimere, è consapevole che ci sono delle lacerazioni ancora esplosive, memorie divise, e poi c'è un tema privato e un tema pubblico. Allora, quell'incontro perché scatena tutta quella veemenza? Perché l'impatto del reato terrorismo, come del reato mafia, ha anche un impatto materiale e simbolico sulla società, non solo sulle vittime. Quindi la prospettiva riparativa, se tu vuoi parlare di giustizia riparativa tout court, come dire, devi porti un tema. Se parlo di reati che hanno un'implicazione pubblica così ampia, al punto che in Italia nel 2016 pare che siano volati gli stracci tra i magistrati, perché già quello che è uscito sui media è molto duro, al punto che un'istituzione, si potevano fare molte cose, io non ho nessun problema a condividere con voi perché Unida lo potrà testimoniare, un professore di diritto penale della Bicocca, Domenico Pulitano, aveva scritto una disamina del libro dell'incontro di 15 pagine, anche quella online, diritto penale online, in cui ci sono il riconoscimento del merito, dell'esperienza, ma anche delle osservazioni critiche, tra cui un punto che per me personalmente è dirimente, cioè è chiaro che non vogliamo tutta la verità dai brigatisti rossi, io proprio, si pone un tema di rapporto con la verità fattuale e la verità storica e le sue lacune. Il tema etico che si pone in una prospettiva riparativa è laddove ci sono, lì il tema era che c'era un pezzo di colonna romana, quindi delitto Moro, laddove ci sono delle lacune molto evidenti, magari uno decide di tacere ancora, però è legittimo tener conto del fatto che ci può essere una forte pressione sociale e un forte disagio da parte di tante persone di fronte a una scelta legittima in una prospettiva di giustizia riparativa semplice, individuale, privata, ma problematica nel dibattito pubblico avvelenato come quello italiano, dove è ancora Vladimiro Satta, ma Paolo Mieli, ma il Corriere della Sera che ti dicono fesserie. Io ho segnalato in quel commento che il nodo che avevo sentito nell'imbarazzo di Spataro, nelle parole stesse di Alessandra Galli, che a me dice, se legge il programma, non c'è nemmeno la parola terrorismo, secondo me è una cosa che non tollero, che venga introdotto quasi dalla porta di servizio, è una dichiarazione che io ho riportato virgolettata, un tema così ampio di implicazioni. Per cui quello che io ho rilevato e che io stessa sentivo come disagio era che di tanti modi in cui questa esperienza poteva essere portata e restituita, ed era già stata portata e restituita, proprio nella sede istituzionale della scuola di alta magistratura, perché comunque è una sede istituzionale, perché è un organo proprio che eroga dei crediti di formazione, eccetera, dove per un fatto anagrafico i magistrati e gli avvocati che partecipano, io me ne sono anche resa conto direttamente, ma credo anche Maglio, non è che sanno cosa è successo, non sanno neanche il genere di stracci che sono volati tra i magistrati negli anni 70, no? Sollevava il tema Alessandra Galli. E io dicevo, cosa ho detto Nila? Perché non portare anche un professor Pulitano, giusto perché altrimenti anche il franco e aperto confronto rispetto ai temi, le problematiche, eccetera, richiede un pubblico preparato. Detto questo, quindi io sono entrata in questo dibattito, ho riportato le dichiarazioni di Alessandra Galli, ho sollevato dei problemi proprio che però si legano a un dire
per me questo che è successo è testimonianza di quanto c'è bisogno di parlare di questi temi di riparazione. Temevo, ma speravo che non avrebbero cancellato l'incontro il giorno dopo. In un certo senso mi dà la conferma di quello che vi dicevo prima, laddove ci sono delle lacerazioni personali profonde, e non è la singola Alessandra Galli, lì c'è stata una sollevazione di magistrati, i magistrati hanno avuto tra mafia e terrorismo moltissime vittime. Il magistrato di Cassazione che ha fatto la sentenza, la requisitoria nel 2014 per Piazza della Loggia era contrario a questo incontro, tanti altri magistrati lo erano. La cosa terribile che succede è che poi invece che fare l'incontro e farlo, io ho deciso di scrivere il commento, ci ho pensato molto, ho deciso di scriverlo perché ho detto nella prospettiva che l'incontro si faccia, almeno potranno fare anche delle domande rispetto a questi temi che vengono sollevati da Alessandra Galli, da me e anche da altre persone. L'incontro è stato cancellato e questa è la testimonianza di quanto è messa male la situazione in Italia, secondo me. Perché con un po' più di libertà mentale si chiamava il professore di diritto penale che aveva già sezionato, dissezionato, analizzato anche con spunti critici il libro dell'incontro e in questo modo si diceva ai pezzi da 90 che avevano criticato l'iniziativa, in realtà viene contestualizzata. Detto questo, il problema è molto grosso. Io resto, come dire, faccio parte di un numero di persone, vedo talmente tanto l'importanza rispetto al tema specifico del... È tanti anni, no, che seguo il tema della giustizia riparativa, ne ho scritto, partecipato a incontri, ad esperienze. Credo, io sento che è importante anche rispetto a cose fatte così generosamente con questo spirito che io conosco, perché so con che spirito l'ha fatto Manlio Milani, so con che spirito l'ha fatto Agnese Moro e tante altre persone. Rispetto al libro dell'incontro e al risultato, non posso non vedere il pericolo in un'Italia in cui ci sono delle forze così potenti che premono per cercare di ridurre anche il 2009 l'incontro Pinelli Calabrese e le dichiarazioni di Napolitano all'abbraccio, non riesco a non vedere il problema del, in alcuni contesti quantomeno, laddove poi il problema viene fuori, io non dico mai censurare, però dico porta, ma porta con rinforzi. A me piacerebbe, mi piace pensare, l'ho detto a Valerio Nida, un'altra volta abbiate il coraggio di riproporre il libro dell'incontro, però metteteci anche una bella sessione a cui parteciperò volentieri da persona che viene a ascoltare e studiare, in cui finalmente parlate anche di perché i magistrati si tirano gli stracci addosso quando si va a parlare di affrontare il tema del terrorismo in un contesto di quel genere, coinvolgendo degli ex terroristi. Perché altrimenti se non si va alla radice, e bisogna leggere le pubblicazioni della magistratura degli anni 70, come sto facendo io per la tesi di dottorato, per capire che genere di ventagli di posizioni c'erano pro e contro. E è un tema problematico. Sicuramente cancellare l'incontro è stata una cosa sbagliata, però io colgo l'occasione e lo ribadisco qui, ne parleremo sicuramente ancora, secondo me è anche molto importante e anche molto generoso per chi fa un percorso generoso di dialogo di fare il 31esimo passo o il 101esimo passo, che è quello di tener presente, come dire, che cosa può aiutare chi non è stato dentro un gruppo, no? Nei vari contesti, e chi è stato molto colpito da certi fenomeni, in quel caso la categoria dei magistrati. Andare incontro è anche, come dire, contenere questa esperienza, non presentandola come unica, è quasi una banalizzazione dire che è solo un percorso di giustizia riparativa, perché in quel contesto, con quegli attori, era un elemento di tensione troppo forte. Il dialogo, secondo me, dopo un'esperienza del genere nel 2016, non è stato fatto negli anni 80, questo gruppo, è stato fatto nel 2016, quando noi stiamo lottando a coltello quotidianamente con i tentativi di mistificazione e di ridurre alla dimensione dell'abbraccio e della riconciliazione la possibilità di sdoganare che tutto sommato, vabbè,
tanto si può andare avanti comunque. Io ho una forte preoccupazione politica rispetto a questo problema, per cui ho sollevato il tema. Rispetto alla vicenda Calabresi, Renato, io prima di tutto, io ho proprio tutti i TG, da quando, dal primo della notizia della bomba fino a 16-17 dicembre, io ho in mente proprio le conferenze stampa in cui ci sono i superiori di Calabresi, non Calabresi. Calabresi sta zitto. Ho in mente un inquadratore in cui lui c'è, per cui non l'ho detto per buonismo, l'ho detto perché io ho in mente quello. E uno dice, beh, cosa cambia, è stato zitto. Beh, per me cambia. Per me cambia, perché comunque nel quadro che vi dicevo prima cambia molto, perché comunque gerarchicamente c'erano almeno due persone sopra di lui che ci hanno messo la faccia e il loro peso. E allora è stato persino Maria Calabresi nel suo libro, voglio dire, persino lui che facendo il giornalista ha detto anch'io come giornalista mi sarei indignato dei silenzi. Però per esempio io trovo convincenti le ricostruzioni che dicono che non era nella stanza. Per cui un conto è chiamare in causa un funzionario insieme ad altri per essere stato zitto. Però Renato mi sembra ripiombare nella contrapposizione, che poi perché è così forte? Perché è così forte? Perché Calabresi è stato ammazzato come un cane sotto casa sua. Per cui chiaramente, visto lo sbilanciamento di forze tra lo Stato e chi non è nello Stato, è stato creato il martire dello Stato. Però secondo me non è possibile, io non riesco, ma proprio in coscienza, a non continuare a rimanere basita della deformazione che è stata messa in atto, perché io più studio quelle carte, più le vado a vedere, e più nel vedere la catena gerarchica e la forza, il peso di quella catena gerarchica, mi viene sempre più la voglia di dire, ma cioè, facciamo proprio uscire anche i pezzi dei verbali, dei vari anche Panessa, ricordiamo che gli altri che c'erano, no? Perché dopo lo spettacolo di Dario Fo, quei pezzi di documento, cioè quelle parole, non vengono riproposte tanto spesso. E io continuerò a dirlo, riproponiamole tutte quelle parole. Però io ce li ho proprio in mente, li ho rivisti pochi mesi fa tutti i telegiornali e non posso dimenticare che cioè, la faccia e il bollino ce l'hanno messo i superiori di Calabresi, per cui non lo dico per buonismo. E ripeto, e io continuo invece a sollevare la domanda, lui hanno ammazzato comunque, non gli altri quattro che erano sicuramente nella stanza, non uno di loro e non il superiore. E queste cose sono laceranti. E però il fatto di, cioè anche questo, come la reazione spropositata dei magistrati e la censura sbagliata, però non è una censura che può essere derubricata, perlomeno io porto un altro punto di vista che non è solo mio, non è una censura tout court della giustizia riparativa, perché quel percorso non è tout court la giustizia riparativa. Allora io torno a dire, cerchiamo di trovare anche il punto dove ci possiamo incontrare, che per me su queste vicende è andare a mettere in fila tutte le enormi colpe che hanno circondato il capro espiatorio di quella vicenda. E rispetto alla giustizia riparativa, mettiamole insieme ad altre cose, e però abbiamo anche il coraggio e portiamo il peso, no, del fatto che abbiamo dei brigatisti della colonna romana che ancora, anche avendo avuto questa disponibilità umana esorbitante da parte di tante persone, persone come Valerio Morucci, comunque hanno fatto delle dichiarazioni pubbliche in un memoriale che fanno acqua da tutte le parti, e io credo che nel 2016, ribadisco nel 2016, non negli anni 80, non negli anni 90, secondo me il pezzo che bisogna chiedere come generosità è o parlare proprio, oppure spiegare perché non si parla, non eludere l'argomento. Sembra che si sia fatto tardi, la risposta te la darò in privato su quello che io penso di Calabresi, che comunque era inserito in quel contesto, certo, estremamente gerarchico, che sicuramente obbediva a degli ordini, e quindi sulla giustizia riparativa ne sanno sicuramente molto più loro di me, anche perché comunque penso che siano persone che voi avete incontrato che hanno pagato una pena e che si sono confrontati con quello che hanno fatto dopo, certo, e quindi non vedo per quale motivo non se ne debba parlare, o comunque non vedere come è stato portato avanti questo tipo di confronto, che sia stato un confronto, non una
una passiva, un passivo assorbimento di quello che vi veniva detto, no? Sarà stato un confronto, quindi vi ringrazio, penso che abbiamo finito, si è fatto tardi. 4 ore. Grazie mille. Grazie.